ragazzi, vi faccio dare un'occhiata a questo spazio. E come vedete, questo è quello che tecnicamente noi chiamiamo un gemello digitale, ovvero è una copia di qualcosa che esiste nel mondo reale. In questo caso è la copia di alcuni spazi di questo gruppo di hotel che si chiama appunto Italian Hotel Group. Vedrete che intorno ci sono anche degli avatar. Questi avatar al momento non sono gestiti da nessuno, quindi vedete, sono delle scansioni di persone che esistono poi nel mondo reale, ma non possiamo interagirci. Il progetto che sta facendo in questo momento questo hotel, che a mio avviso è molto molto interessante, è quello di collegare un livello di intelligenza artificiale a questi avatar, permettendogli di accogliere il cliente. Quindi in questo caso, quando l'ospite arriva in hotel, viene accolto da un avatar che può avere le fattezze dei nostri receptionist, del nostro book office, del nostro concierge, e tutta questa parte viene fatta semplicemente con un livello di intelligenza artificiale. Vedo che già vi state muovendo un po' avanti e indietro, potete salire le scale, sopra ci sono altre sale. Se però vi avvicinate a me, vedrete che c'è una piccola bacheca qui. Adesso dovreste vederla in questo momento, è proprio di fronte a me. Adesso vi richiamo tutti, bring user to me. Ok, allora vi ho chiamati tutti, vi ho radunati per farvi vedere una cosa. Se vedete, di fronte a me c'è questa bacheca. In questa bacheca ci sono altri piccoli portali. Di nuovo, non essendoci uno spazio fisico, muoversi da uno spazio a un altro necessita appunto di una specie di teletrasporto. Immaginate, se avete mai visto Star Trek, quella è un po' l'idea. Ora, abbiamo veramente poco tempo, quindi io vi direi, se avete delle domande, fatemele pure, altrimenti potete muovervi tranquillamente tra questi spazi. Lo spazio oggi è tutto per noi, quindi possiamo muoverci quanto vogliamo, e in questi portali potrete vedere diverse parti dell'hotel, dalla sala colazione al pub, alla piscina, eccetera. E come vedrete, l'idea è sempre quella di avere un'esperienza il più immersiva possibile. Considerate che se questa esperienza viene fatta da visore, ha ovviamente anche un appeal diverso, perché ci permette di essere veramente all'interno della struttura, di capire anche le dimensioni, eccetera. E in più, come vi dicevo, ci permette di interagire con degli avatar che possono essere gestiti da degli esseri umani, quindi immaginatele come delle evoluzioni della vecchia chat, per capirci, ok? Oppure con un livello di intelligenza artificiale, quindi in questo caso potrebbero essere una specie di chatbot avatar, ok? Mettiamola così, ok? Quindi io direi, se per voi va bene, muoviamoci in uno di questi spazi e poi vi rilascio a Mattia per il prossimo giro. Vediamo quale possiamo vedere di questi spazi, sono tutte molto molto ben fatte, in verità. Ok, entriamo nella breakfast room, quindi nella prima sfera in alto a sinistra. Di nuovo ci cliccate sopra e dovrebbe apparire la possibilità di muoversi là, quindi spingete su travel e verrete teletrasportati. Ed eccoci qua, e qua siamo nella sala colazione dell'Italian Hotel Group. Quindi in questo caso vedete che c'è una parte che è una scansione degli spazi. Inoltre, questi vari sezioni che si trovano, come per esempio vedete la sedia, sono assolutamente interagibili. Questo mi permette per esempio di sedermi, e questa, diciamo che per noi, è la principale differenza rispetto a un virtual tour, no? Quindi ci permette anche di andare a interagire con gli oggetti. Di nuovo, se foste connessi con un visore, potreste addirittura muovervi all'interno dello spazio, quindi avere una pre-esperienza della sala colazione. Ok? E è tutto chiaro? Avete qualche domanda? Dubbi? Perplessità? So che ci vorrebbe molto più tempo soltanto per farvi capire le miliardi di possibili applicazioni della tecnologia.
Però in questo caso direi che questo è un primo esempio virtuoso di applicazione all'interno dei metaversi. Quindi in questo caso è uno strumento di pre-visualizzazione, come vi dicevo, quindi vi permette di avere una pre-esperienza della camera, ma nel futuro, e queste sono delle integrazioni che già alle quali già diverse aziende stanno lavorando, compresa questa, potremo andare a integrare la possibilità sia di prenotare direttamente dal metaverso, quindi senza dover uscire fuori da questo spazio, o addirittura, come vi dicevo, la possibilità di integrare degli avatar gestiti da intelligenza artificiale, quindi immaginate dei chatbot personificati, ok? Ragazzi, io spero che questo tour vi sia stato di aiuto. Se volete, le applicazioni del metaverso sono veramente tantissime. Vi lascerò poi a Mattia, che lo condividerà con voi, un po' di materiale, quindi vi lascerò sia la copia del libro che copia di i miei argomenti, i miei articoli sull'argomento. Lo spazio rimane aperto, quindi se volete tornarci in un secondo momento, volete vedere gli altri spazi del gruppo, potete farlo tranquillamente. Ok, vedo che piano piano state rientrando in hall. Come dicevo prima a Mattia, il mio scopo era proprio quello, cercare di farvi fare una breve pre-esperienza di uno spazio ospitali all'interno del metaverso. Questa mi sembrava un'ottima declinazione, anche perché una volta tanto è un prodotto, è un progetto tutto italiano, sia l'hotel sia l'azienda sottostante che poi ha sviluppato gli spazi. Lo spazio rimarrà aperto, quindi se volete tornarci durante la giornata, tornate tranquillamente su questo link. Di nuovo, avvicinandovi alla Acheca, potete spostarvi all'interno di mondi diversi. Io lascerò a Mattia un po' di materiale con una lista di miei articoli sulle applicazioni possibili del metaverso in ambito più che altro hospitality, in ambito food, che sono poi i due settori che io copro maggiormente quando scrivo di questo argomento, vi lascio anche copia del mio ultimo libro, che tratta molto appunto questa necessità di interazione tra tecnologia e invece l'aspetto un pochino più high touch, un pochino più umano. Io spero che questo piccolissimo tour vi sia piaciuto. Ovviamente ci vorrebbe molto molto più tempo soltanto per farsi un'idea delle applicazioni possibili. Io resto ancora un po' in questa sala, quindi se volete farmi delle domande non esitate, fermatemi pure quando volete, e ridò la parola a Mattia, che vi può portare poi verso altri lidi, so che dovete vedere degli altri spazi. Quindi io vi ringrazio, vi auguro una buona giornata sia nel metaverso che nel mondo reale, diminuito, percepibile, chiamatelo come volete, e spero che sia stato di vostro gradimento. A presto, ciao!